sciamano dell'Amazzonia per fare una pianta magica, magica che mi sto recando da uno sciamano dell'Amazzonia per sniffare una pianta magica che mi farà fare una meditazione impressionante. E non è droga, attenzione, tutto legale, ma vi racconterò all'interno di questo video com'è stata e come sarà questa esperienza. Questo rito sciamanico viene fatto con il rapè. Il rapè che cos'è? E ora ve lo spiego, così magari evitate di fare commenti del cazzo, tipo «Oh, ti sei drogato! Mica sei drogato!» Assolutamente no. Allora, il rapè è uno strumento di medicina sacra sciamanica, una sorta di spirito di medicina stellare che è stato usato dalle popolazioni indigene per migliaia e migliaia di anni. Ah sì, in questo momento sono in un hotel, sono le 2:20 di notte, quindi ho deciso di non guidare fino a casa, dato che dista 2 ore e mezza, sono a Catania in questo momento, quindi ho preferito prendere un hotel e dormire e fare anche questo video. Allora ragazzi, sfortunatamente non sono riuscito a riprendere nulla perché era vietato, e adesso vi spiego perché. Nella pratica è una sorta di mix di piante medicinali dell'Amazzonia che sono 20 volte più potenti del tabacco tradizionale che viene messo ovviamente all'interno delle sigarette. Non c'entra assolutamente nulla, infatti la prima cosa che lo sciamano ci ha detto è, la prima cosa che vi voglio dire, scusami il gioco di parole, è rimettere nella sua posizione d'origine il tabacco, la foglia di tabacco, che è una foglia sacra e non una foglia che crea dipendenza come degli imbecilli per gente che ovviamente fuma. Ora, non me ne volere, io non sono un fumatore, mai stato un fumatore, non sono contro i fumatori, penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole, quindi lungi da me dare consigli di smettere, non smettere, eccetera eccetera. Una cosa che proprio ha voluto rimarcare lo sciamano prima di iniziare è che il tabacco da sempre è stato qualcosa di sacro per i popoli dove ovviamente si riescono ad estrarre quelle che sono le piante di tabacco. Purtroppo però è stato poi commercializzato, utilizzato e avvolto all'interno di un messaggio che purtroppo ha distrutto questa sacralità che c'è intorno a questa splendida pianta, che serve sostanzialmente ad aiutare le persone a ritrovare la connessione tra mente, corpo e spirito. Una piccola cosa che ci ha detto lo sciamano è che il problema non è il tabacco, ma è l'essere umano, perché una banale sigaretta che, fatta come è fatta oggi, fa veramente tanto male. Se fosse fatta solo ed esclusivamente con foglie di tabacco, in questo caso sacre dell'Amazzonia, servirebbero addirittura a curare fumata, servirebbe addirittura a curare malattie polmonari. Quindi guardate come tutto è stato completamente travisato e come l'essere umano è riuscito a rovinare qualcosa di assolutamente sacro per dei popoli che ovviamente ne sanno molto più di noi, di spiritualità, di guarigioni, eccetera eccetera. Quindi in sostanza questa medicina sacra può avere degli effetti psicoattivi e stimolanti a seconda ovviamente del mix che viene fatto ovviamente dallo sciamano in questione. Il tutto viene fatto secondo ovviamente un rito, e quando viene utilizzato ovviamente dagli sciamani può provocare delle esperienze molto profonde. Per gli sciamani infatti il rapè è considerato uno spirito sacro, è proprio considerato qualcosa di assolutamente sacro che non può essere utilizzato da solo da persone normali. Lo sciamano in questione, che ci ha fatto questo rituale, ha più di 60 anni di esperienza, quindi è molto anziano e di cose ne ha viste veramente tante. Meditare personalmente è una delle cose che mi ha aiutato più di tutte, sia da quando ero piccolino come nuotatore per raggiungere i miei obiettivi, sia ora, oggi, come imprenditore per riuscire a anticipare alcuni trend oppure riuscire ad anticipare alcuni problemi che magari si stavano verificando dentro la mia azienda, dentro la mia realtà o dentro magari le vite dei miei clienti, e che però, riuscendo a capire in anticipo quei micro segnali negativi che qualcosa di esterno mi stava mandando per farmi capire questo, ovviamente siamo riusciti a superarli e non far arrivare neanche il problema. L'obiettivo sostanzialmente della meditazione non è quello di sentire il silenzio, di provare il silenzio, la pace interiore, di immaginare di volare sopra le nuvole con Homer Simpson e altri fanciulletti. No, non è assolutamente questa. Quello che è il reale obiettivo della meditazione è il concetto di rimanere centrati nonostante tutti i pensieri che arrivano all'interno della nostra mente. Ora, è una cosa che vi riesce subito, da subito? Assolutamente no. Personalmente, quando ho ripreso a meditare dopo che
ho smesso di nuotare, sono stato, devo essere sincero, più di un anno senza fare nulla, perché ero convinto che la meditazione servisse solo per il nuoto, per raggiungere magari traguardi inimmaginabili come magari avevo già fatto. Nel momento in cui ho riniziato, ho impiegato circa 21-30 giorni a cominciare a sentire le stesse identiche sensazioni. All'inizio, nei primi giorni, quando ho riniziato a meditare, ovviamente avevo un casino in testa, quindi io chiudevo gli occhi, stavo centrato e bordello, poi mi attaccavo ad alcuni pensieri e finiva che per 20 minuti stavo lì attaccato a questi pensieri che poi non portavano a nulla. Ma continuando a farlo con costanza ogni singolo giorno, 20 minuti al giorno, poi magari 25, poi 30, poi 35, poi 40, automaticamente col passare del tempo, piano piano, questi pensieri che arrivavano erano sempre meno, e quando arrivavano avevo la capacità di vederli e tenerli lontani da questo micro perimetro che avevo creato, che serviva per mantenere il silenzio dentro il perimetro, ma avere la capacità di vedere come un radar tutto quello che mi stava passando all'interno della mente. Quindi ragazzi, consiglio di questo video è: cominciate a meditare. Se lo avete già fatto e non ci siete mai riusciti, bene, sappiate che non è colpa vostra, è normale sentire le voci, le sento anche io, ma non, lo scopo non è quello di sentire il silenzio, ma di vedere che cosa c'è all'interno della vostra mente, ok? Punto numero 2: dedicatevi 5 minuti ogni singolo giorno per i prossimi 20 giorni per riuscire a meditare. Se riuscite, ogni singolo giorno aumentate di 2 minuti, fino magari ad arrivare a mezz'oretta. Tutti abbiamo almeno mezz'ora libera al giorno per poter fare questo. Quindi fatelo e poi magari fatemi sapere qual è il vostro riscontro. Per quel che riguarda il rituale con lo sciamano, ragazzi, era una cosa che ci tenevo a condividere. Io amo tanto la meditazione, i miei ragazzi sanno, i ragazzi con cui ero, c'era Lorenzo Ragnolo, Franz Dio lo sa, eccetera eccetera, sono tutte persone che lavorano con noi dentro infomarketingx.com e sanno quanto io ami la meditazione. Loro avevano già provato questa esperienza, hanno detto: guarda Mick, lo sciamano torna qui in Sicilia, io sono qui in Sicilia per trovare mia nonna di 99 anni e 9 mesi, e ho detto: dai, la voglio fare, voglio provare, voglio vedere che cosa sento. Qualcosa di diverso obiettivamente dalla meditazione, sì, la velocità con cui ho raggiunto questo silenzio, ma io sono molto allenato per quel che riguarda la meditazione, quindi non ricercate metodi alternativi perché non avete voglia di impegnarvi oggi. Quindi queste sono cose che, se vi capitano, se siete in Amazzonia, ok, fatele, se vi capitano magari fatele, sono esperienze molto molto belle che vi segnano, magari le fate una sola volta nella vostra vita e va bene, ok? Non fanno assolutamente male, assolutamente no, ma dovete avere ovviamente il controllo prima di tutto di voi stessi. Quindi cominciate magari a farlo, consiglio personale, seguite queste due piccole chicche che vi ho dato e poi mi raccontate un po' se vi è piaciuto, ok?